Non è raro il caso che una persona venga seppellita come morta, mentre di morta non ha che l'apparenza. Avrei molti e molti esempi da citare, ma ne basti uno solo a dimostrare che non bisogna avere troppa furia nel seppellire cadaveri, specialmente quando la loro morte è avvenuta improvvisamente, non bastando talvolta la constatazione del medico. Quanti medici ed anche celebri si sono ingannati ed hanno fatto seppellire dei morti ancora vivi. Oh, se tutte le tombe potessero dischiudersi, se potessero parlare. Ma le tombe sono mute e la terra ricopre i più orribili misteri. In una città d'Italia era morta improvvisamente per sincope una giovane bellissima, sposa da un anno ad un ricchissimo industriale che l'amava perdutamente. Egli stesso volle comporre la cara spoglia nella camera mortuaria, e nel vedere quelle sembianze così serene, così pure, che la morte non aveva alterate, pareva non sapesse staccarsene, e diceva che era impossibile che quella bella, splendida creatura, la quale 2 giorni prima era tuttora piena di vita e di salute, fosse ridotta in poche ore cadavere. Ma i medici avevano constatata la morte, ne avevano autorizzato la sepoltura. Il marito aveva vegliato per l'intere 48 ore regolamentari vicino al corpo della defunta, illudendosi sempre, persuaso che ella dovesse da un momento all'altro svegliarsi. Ma quando giunsero gli amici, i parenti che erano venuti per accompagnare il feretro, ed egli fu tratto fuori dalla stanza mortuaria, comprese purtroppo che tutto era finito, e per sempre. La madre della giovine defunta, che si trovava allora in viaggio, al suo ritorno seppe della morte improvvisa della figlia e per poco non perdette la ragione. Calmata alquanto, non ebbe più che un pensiero: rivedere ancora una volta il cadavere della figlia adorata, che non aveva potuto abbracciar viva. Il desiderio della povera madre fu condiviso dal marito della defunta, ma per ottenere il consenso di rivedere la povera morta bisognava un cambiamento di sepoltura. L'industriale acquistò una cappella apposita, onde far esumare il cadavere della moglie. Prima di trasportare un morto da una tomba all'altra, bisognava farne la ricognizione in presenza dei membri della famiglia di un funzionario, destinato a tal duopo dal comune. Giunse il giorno stabilito per l'esumazione e nel cimitero si trovarono raccolti la povera madre, lo sventurato genero ed alcuni parenti che avevano voluto seguirli. Appena giunsero alla tomba della giovane sposa, il custode ne aveva già levati i vasi di rose, di giacinti e di viole, di cui il marito l'aveva fatta circondare. Amava tanto i fiori la povera morta. Anche la lastra di marmo era stata sollevata, ma la terra non era stata ancora scavata. Quando i becchini si misero all'opera, la povera madre si strinse involontariamente al braccio dell'industriale, che non era meno pallido e tremante di lei. D'improvviso una zappa batté contro il legno della cassa. A quel sordo rumore la madre stette per svenire. Gli amici la sostennero e vollero trarla di là. «No, no, lasciatemi», disse ella, «lasciatemi, voglio vederla». L'industriale, benché commosso profondamente, cercava di mostrarsi calmo. Un leggero tremito delle guance e nelle labbra erano i soli segni visibili della sua commozione. Finalmente la cassa fu scoperta e sollevata dalla fossa. Il funzionario si era avvicinato. «Aprite», disse ai becchini. L'umidità della terra aveva arrugginito alquanto le viti, e non senza sforzi essi poterono sollevare il coperchio della cassa. Ma allora un grido di orrore uscì da tutte le bocche. La giovine sposa era stata sepolta viva! Si vedevano ancora le tracce della lotta della sventurata che, svegliatesi nella cassa e sentendosi soffocare, aveva tentato con sforzi orribili di sollevarsi ed uscire. Lo spettacolo era orrendo a vedersi, terribile a narrarsi. Figuratevi quale doveva essere stata la disperazione e il terrore della povera donna a trovarsi sepolta viva. Ella avrà sofferto 1000 morti per una sola. Quante grida, quanti gemiti non avrà mandato, ma che la terra, che pesava inesorabile su di lei, non trasmetteva viventi. Il
Il volto del cadavere portava le tracce di tutte le torture, di tutte le sofferenze provate dalla disgraziata. In una mano aveva stretta una ciocca di capelli, strappata in un dolore supremo. L'altra mano, vicino alle labbra, era per metà morsicata. La madre della morta, a quell'orribile spettacolo, cadde fulminata. Le vennero prestati pronti soccorsi, ma furono inutili, perché essa aveva cessato di vivere. L'industriale divenne pazzo. Nella sua pazzia si vedeva sempre davanti gli occhi il cadavere della moglie, che sembrava minacciarlo, che sembrava dirgli: «Perché mi hai lasciata seppellir viva?» E chiudeva gli occhi, si turava le orecchie, ma quel fantasma lo perseguitava anche nelle tenebre. Egli lo vedeva sempre dinanzi a sé, lo sentiva, e allora mandava gride furiose, suoni rauchi, inarticolati, si contorceva, tanto che erano costretti a mettergli la camicia di forza. E questo caso di sepolti vivi non è che il solo conosciuto, il solo venuto alla luce. Chissà quanti la terra ne ricopre.